Appassionati di pallacanestro, amici del grande basket in gialloblu, buonasera a tutti quanti da Domenico Marchese, bentornati a PMS TV Pure Emotions, 20 minuti di grande pallacanestro, tutta gialloblu, naturalmente targata PMS. Parleremo di A2 Gold, di A2 femminile, di campionati giovanili, di A3 femminile, insomma, tantissima carne al fuoco e cominciamo subito a parlare della Manital PMS Torino, la formazione impegnata in A2 Gold maschile. Non ha giocato questa settimana la squadra di coach Luca Bechi, purtroppo l'indisponibilità del Pala Ruffini ha costretto a rinviare la partita contro la Givova Napoli dal 12 di ottobre al 12 di novembre. Alle 20:30, sempre al Pala Ruffini, non si è fermato naturalmente il campionato di A2 Gold. Noi andiamo a vedere il primo servizio filmato di questa sera con i risultati e la classifica e anche qualche immagine curiosa dai campi del campionato di A2 Gold. Turno di campionato anomalo per la 2 Gold. La seconda giornata ha visto solo 6 partite disputate, dato che al rinvio di Torino-Napoli, posticipato al 12 novembre, si è aggiunta la sospensione della partita tra Casal Pusterlengo e Brescia, sospesa dopo pochi minuti sul punteggio di 8-8 a causa del parquet eccessivamente scivoloso al campus di Codogno. In vetta prosegue la marcia della Tezenis Verona, che nell'anticipo ha avuto la meglio sul Basket Barcellona per 83-60 grazie ad un Ondoia da 20 punti e 10 rimbalzi. Nonostante l'espulsione di Monroe, maturata per un doppio fallo tecnico, la squadra di Ramagli ha dimostrato ancora una volta di essere una delle favorite alla promozione in Serie A1. Vincono anche le due piemontesi, Biella e Casale, rispettivamente Aiesi e Mantova, e compongono insieme alla Fortitudo Agrigento il quartetto in vetta alla classifica. Nel prossimo turno infrasettimanale, in programma tra mercoledì e giovedì, in programma diverse partite dall'alto contenuto tecnico ed emotivo. Oltre a Trapani Torino, di cui parleremo in seguito, spiccano Napoli Forlì, Biella Ferentino e lo scontro al vertice tra Agrigento e Verona, in programma in Sicilia. Non si ferma dunque il campionato di A2 Gold, avete visto anche la partita rinviata tra Assigeco Casal Pusterlengo e Centrale del Latte Brescia per il parquet troppo scivoloso al campus di Codogno, una situazione che la Manital ha vissuto in precampionato in un amichevole contro Ferentino, allora non si giocò, il campo era di Manerbio, quindi evidentemente qualche problema per la gestione, la cura del parquet si presenta ogni tanto, soprattutto in queste stagioni, in questo periodo molto piovoso. In ogni caso si è già pronti per il turno infrasettimanale in programma mercoledì sera, anzi tra mercoledì e giovedì. Mercoledì scenderà in campo la Manital PMS Torino alle 21 a Trapani, ricordiamo la diretta su Prima Radio FM 89 e naturalmente per tutte le altre frequenze vi consigliamo di consultare il sito www.primaradio.it. Partita contro Trapani molto difficile, Trapani ha 2 punti in classifica, anche se in realtà i punti conquistati sul campo sarebbero 4 a causa della sconfitta a tavolino nel primo turno contro Mantova, una partita con diversi coinvolgimenti emotivi per Torino, da Giulio Trovato a Francesco Conti, Fabrizio Canella, Andrea Gazzani, insomma tante persone che hanno scritto pagine importanti della pallacanestro torinese. Saranno di fronte alla Manital PMS Torino come avversari. Naturalmente lo spazio per i sentimenti è sempre poco, comunque quando si alza la palla 2 i sentimenti vengono messi da parte, si inizia a giocare. La partita contro Trapani sarà molto difficile. Noi abbiamo chiesto ai due assistenti allenatori di coach Luca Bechi, cioè Stefano Comazzi e Marco De Benedetto, di raccontarci il loro punto di vista sulla partita in programma mercoledì sera. Andiamo a sentirlo insieme. Grazie.
secondo turno di stagione regolare per la Manita al PMS Torino, che coincide con la terza giornata di campionato, visto il rinvio della sfida con Napoli. La PMS scenderà in campo mercoledì sera alle 21, diretta dalle 20.45 su Prima Radio, contro la Lighthouse Trapani, ferma a 2 punti in classifica, ma che sul campo ha vinto entrambe le partite, salvo poi vedersi combinare lo 0-20 a tavolino nella prima sfida con Mantova. Un impegno difficile in questo inizio di campionato dalle tante insidie, come confermato da coach Comazzi, assistente allenatore di Luca Becchi. Incontriamo una squadra molto solida, come testimoniato dalla vittoria di ieri fuori casa Fiorentino, una squadra molto equilibrata, una squadra che ha da questo punto di vista il vantaggio di aver avuto una continuità nella guida tecnica e in alcuni giocatori che facevano già parte della squadra l'anno scorso. Per cui direi che sarà una partita giocata sul loro campo estremamente difficile. Quest'anno nella partita con Mantova hanno confermato anche con il calore del pubblico che li spinge verso le vittorie, per cui credo che mercoledì sera giocare da loro sul loro campo non sarà semplice per noi. Forte nel gioco dei lunghi. Renzi sta giocando ad altissimo livello e un altro punto di forza che secondo me hanno è la pazienza, l'esecuzione dei giochi, la ricerca delle soluzioni migliori senza mai affrettare nulla. Due dei punti di forza di Trapani sono sicuramente i due americani, Evans e TJ Bray. Marco De Benedetto, secondo assistente di coach Becchi, grande conoscitore del basket statunitense, ci racconta il suo punto di vista su due americani della Lighthouse Trapani. I due americani di Trapani sono sicuramente interessanti, entrambi, combinano bene diverse qualità perché hanno tutti e due comunque freschezza, sono tutti e due giovani. Ma se uno è rookie, l'altro ha già l'esperienza europea dell'anno scorso in Grecia, importante. E combinano diverse doti complementari perché Bray è molto cerebrale, gioca bene senza palla, ha sempre ben presente il momento e l'andamento del gioco. E Evans invece è sicuramente importantissimo per loro, per l'impatto atletico, per l'energia e per la capacità di farsi trovare sempre pronto in difesa. Avete visto le immagini tratte dalla sfida di ieri sera tra la FMC Fiorentino e la Lighthouse Trapani, una partita dunque molto difficile. Noi vi invitiamo naturalmente a seguirci in diretta radio su Prima Radio per sapere sempre in diretta che cosa sta succedendo, quali sono le ultime vicende della Manital PMS Torino. Noi cambiamo argomento e passiamo alla 2 femminile. C'era grande attesa per l'esordio della Pyramis PMS Pallacanestro Torino in casa al Pala Einaudi contro Sanga Milano. Beh, un'attesa direi meglio riposta non poteva esserci. Straripante vittoria della squadra allenata da coach Lele Petrachi con tutte le giocatrici a referto. Grande spettacolo al Pala Einaudi. Noi naturalmente eravamo presenti, abbiamo registrato questo servizio che vi andiamo a far vedere in questo momento. Le mie compagne hanno dato tutto e si è visto dal risultato e direi che anche le nuove arrivate si sono integrate molto bene. Le ragazze le più giovani hanno dato il loro meglio, hanno dato un contributo, siamo andate tutte a referto, quindi hanno segnato tutte quante, quindi è sicuramente un'ottima soddisfazione per tutta la squadra, per l'allenatore. State bravissime perché al di là poi delle assenze che avevano loro e che avevamo anche noi, siamo entrate
subito con la testa giusta, mentalità giusta, e la cosa bella è che hanno risposto tutte quante nella stessa maniera, quindi sono state intense, pronte, sempre sul pezzo per tutta la partita, quindi questo qua è molto importante anche in una situazione di emergenza della squadra avversaria, ma anche nostra, perché ci mancavano un bel po' di giocatori. È importante adesso cercare di recuperare anche chi è infortunato e valutare anche Balbo, che problemi ha al ginocchio e tutto. E poi sarà una partita difficile perché Broni ha perso la prima inaspettatamente a Cagliari, e quindi sicuramente ci aspetteranno col coltello tra i denti a casa loro. Quindi sarà una partita molto molto difficile. Molto contenta che la squadra abbia avuto l'approccio alla prima giornata in questa maniera, nel senso che abbiamo fatto un buonissimo lavoro durante la settimana, abbiamo preparato la partita, ovviamente loro sono venute senza il reparto lunghe, poteva essere una giustificazione per noi, ma non è stato così. Comunque fin dall'inizio abbiamo fatto capire che siamo una squadra importante e che deve raggiungere obiettivi importanti. Abbiamo 8 giocatrici senior e 4 molto buone giovani che stanno crescendo, e anche stasera si è visto che hanno dato un ottimo contributo. Sono contenta di questa scelta perché l'anno scorso io per la prima volta ho visto Torino e da subito mi hanno fatto una buona impressione perché giocano un buon basket, è un gruppo che gioca da anni insieme e si vede, si cercano, sanno proprio giocare a pallacanestro. Adesso aspettiamo il rientro di tutte le altre ragazze che sono infortunate purtroppo, che sono ottime giocatrici. È stato molto importante poter dare spazio a tutto il roster, in cui ci sono un sacco di giocatrici della Under 19 che fanno anche la 3. Quindi sono state in campo con grandissima concentrazione, con grande impegno e grande intensità. È una cosa molto molto positiva, e tra l'altro il risultato è dovuto anche a questa grossa parte di merito delle ragazze giovani. Sicuramente è stato molto bello vedere una squadra che gioca a correre e che segna sempre dalla linea dei tre punti, che è una cosa stupenda da vedere. Poi la cornice di pubblico è stata anche molto interessante. Continueremo a insistere perché la gente venga, perché la pallacanestro femminile, come abbiamo visto oggi, è in grado di dare anche un bellissimo spettacolo per chi viene a vederla. E poi perché il movimento femminile della pallacanestro torinese deve ritornare a portare giocatrici in avanti, in Serie A possibilmente con la pallacanestro Torino. Con le parole del presidente della Pyramis PMS Pallacanestro Torino, Giovanni Garrone, chiudiamo la parentesi dedicata alla 2 femminile. Naturalmente vi consigliamo di rimanere sintonizzati la prossima settimana, sempre alle 19.35 per PMS TV Pure Motion, per sapere come è andato a finire il big match tra Broni e Pallacanestro Torino, due delle formazioni accreditate a inizio stagione al ruolo di protagonista del campionato di Serie A2 femminile. Noi passiamo adesso alla Serie A3 femminile, perché c'è stata domenica pomeriggio un'altra partita per il mondo PMS femminile, la vittoria dell'Azzurra Libertas Moncalieri in casa contro le Stars Novara, vittoria per 50-38 per la squadra di coach Marco Spanu, con Pence che ha realizzato 14 punti con il 67% al tiro. Buona anche la prova di Trucco, la giovane Trucco, 10 punti, 11 rimbalzi e 22 di valutazione. Bene anche Caron con 10 punti, Giacomelli 4 punti e 8 rimbalzi, Tarsia 2 punti e 6 rimbalzi offensivi. Quindi una prestazione davvero a tutto tondo da parte delle ragazze di coach Marco Spanu, che con i 2 punti conquistati nella partita di domenica si sono portati al terzo posto dietro Polisport Lavagna e Costa Masnaga, entrambe in vetta a quota 4 punti, al secondo posto Libertas Moncalieri, Stars Novara, Scotti Empoli e Basket Canegrate con 2 punti a 0, ancora fermi al fondo della classifica Cestistica Savonese, Castelnuovo Scrivia e Usmate. C'è da considerare che in questo
fine settimana, purtroppo tante partite sono state rinviate a causa dell'alluvione che ha colpito Genova e parte della Liguria. E noi naturalmente, oltre a fare un grande in bocca al lupo alle squadre, facciamo un grande in bocca al lupo alla popolazione ligure per una pronta ripresa. Formazioni liguri che sono impegnate anche nel campionato di Serie C nazionale, impegnata anche la 01 PMS Basketball di coach Luca Ciabocco. Dopo la sconfitta all'esordio contro Domodossola, purtroppo un'altra sconfitta, questa volta più pesante, 77-60 sul campo di Olimpo Basket Alba, una partita praticamente indirizzata fin dalle prime battute per la squadra giovane, Under 19, con l'aggiunta di Ares Fiore, la squadra targata naturalmente PMS Basketball, la stessa squadra senza Ares Fiore che nel lunedì dedicato all'Under 19 nazionale aveva superato nella prestigiosa sfida contro la Pallacanestro Cantù i pari età Canturini, una vittoria molto importante perché ha permesso al gruppo gialloblu di portarsi in vetta, di vincere l'esordio stagionale appunto contro una formazione di grande spessore e di grande tradizione come Pallacanestro Cantù. Non si ferma assolutamente, dopo aver giocato ieri sera, questa sera i nostri giovani saranno impegnati al Palalido di Milano contro l'Armani Junior, quindi altro scontro sportivo naturalmente di grande spessore, di grande interesse contro i giovani dell'Armani Jeans, settore giovanile PMS che è sempre ricco di impegni, ricco di partite. Oltre all'Under 19 anche l'Under 17 è scesa in campo nel weekend e ha vinto 51-73 a Omegna con buone prestazioni da parte di Baldasso, 15 punti, Prezioso 10 punti, Caruso 10 punti, quindi una vittoria molto importante per la squadra di coach Vincenzo Di Meglio, squadra Vincenzo Di Meglio che ascolteremo anche al termine di questa puntata di PMS Web TV con l'intervista a lui dedicata, l'intervista fatta al responsabile del settore tecnico giallo-blu. Noi torniamo in diretta per darvi l'ultima notizia prima di lasciarvi con l'ultimo servizio. Finalmente è stata superata quota 2000 abbonamenti, record dunque per la Manital PMS Torino. Ritorniamo a parlare di A2 Gold maschile, record per la Manital PMS Torino che ha sfondato quota 2000, ha battuto il record dello scorso anno di circa 1360 tessere, quindi grande risposta. L'hashtag che avevamo scelto all'inizio della campagna abbonamenti era eccezionali sempre, lo siete stati. Grazie a tutti quanti, grazie a Torino, perché in questo modo abbiamo veramente fatto sentire a tutti quanti che la voglia di grande pallacanestro a Torino c'è, è tornata ed è ancora più forte di prima. Voglia di pallacanestro che parte dalla 2 Gold, arriva alla 2 femminile, al settore giovanile e tutte quante le squadre coinvolte nel progetto PMS. Quindi noi andiamo ad ascoltare l'ultima intervista della puntata, dandovi appuntamento alla prossima settimana, 19.35, sempre su Rete 7 e naturalmente dopo la diretta su Rete 7, anche sui canali YouTube di Rete 7 di PMS Torino con PMS TV Pure Emotions, solo emozioni. Ce le facciamo raccontare da Vincenzo Di Meglio. Buona serata a tutti quanti. Siamo arrivati al terzo anno di un formamenti su tutto il settore giovanile. Sono molto contento anche di condividere e dare il benvenuto a un allenatore che abbiamo fortemente voluto, quale Luca Ciabocco, per portare a termine un percorso che era iniziato con il gruppo 96 e quindi penso che sia l'allenatore migliore per dare il contributo finale a questo processo di crescita dei ragazzi del gruppo 96 che è iniziato con me 2 anni fa. È iniziato questo, non che abbia iniziato perché prima comunque faceva allenamento e anche bene, ma un modo di intendere nostro il basket, il modo di stare in campo, il modo di intendere i giocatori che escano dal nostro settore giovanile. Quindi quando intendo terzo anno di un modo di vedere il basket, un modo di vedere i giocatori che è nostro ed è ben delineato. Quindi da questo punto di vista quest'anno è da un lato difficile perché dobbiamo portare a compimento quello che abbiamo iniziato 3 anni fa, dall'altro esaltante perché
a detta anche delle persone che, con le quali mi confronto, mi rapporto e che ci vedono anche al di fuori del nostro orticello, quando andiamo a giocare fuori è ben distinta la nostra connotazione. E di questo sono orgoglioso e vorrei che ne fossero orgogliosi tutti gli allenatori e tutti i dirigenti e tutte le persone, nonché i giocatori che hanno condiviso questo tipo di lavoro. Soprattutto quest'anno cominciamo ad avere dei ragazzi stranieri e quindi da qui una serie di problematiche legate al fatto che loro debbano integrarsi, dall'altro che poi il processo già bene o male abbastanza avanzato, però significa anche dover insegnare a persone che vengono da un'altra realtà questo nostro modo di stare in campo, e sicuramente non sarà facile, però come sempre ci rimbocchiamo le maniche e vediamo di concludere, di condurre in porto la nave come ogni anno.